La quiete dopo l'ennesima tempesta. Caldoro e Pasquino si sono incontrati e hanno cominciato a dialogare sulla questione dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno dopo mesi di incomprensioni, dichiarazioni velenose, botte e risposte a distanza, ricorsi al TAR. L'ennesima frattura si era registrata mercoledì mattina con la visita del governatore al Ruggi e l'assenza, perché non invitato, del rettore dell'Ateneo Salernitano. La diplomazia si è subito messa al lavoro e i due si sono incontrati ieri discutendo della facoltà di medicina e del processo di rafforzamento del sistema integrato dell'azienda universitaria ospedaliera. Secondo quanto riferisce una nota della Regione Campania, sono previsti nei prossimi giorni appuntamenti con la struttura commissariale ed il vertice dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona in vista dell'incontro col governo conclusivo delle procedure in corso previsto nei primi giorni di settembre. È in programma anche un incontro nell'azienda salernitana tra una rappresentanza del futuro organo di indirizzo Università-Azienda, il presidente della regione, il rettore e il manager del Ruggi, Elvira Lenzi. Caldoro aveva proposto mercoledì un nuovo protocollo d'intesa sulla trasformazione del Ruggi in azienda ospedaliera universitaria. Pasquino aveva replicato dicendo che quello sottoscritto anni fa va già bene. L'intoppo, come noto, è sorto in quanto i ministeri dell'Economia e della Salute hanno chiesto chiarimenti sull'atto aziendale del Ruggi, inoltrato a Roma, ed è questo che l'università contesta, benché non richiesto.